Finalmente questa tragica avventura con i vampiri si è conclusa. Forse grazie al mio aiuto ora questo luogo è diventato un po' più sicuro. Ma ho anche capito che devo affrettare la mia missione. Mi riposerò per una notte, metterò giù tutto quello che è inutile e poi partiremo alla volta dell'istituto. Domani mattina andremo a caccia di uno dei cacciatori dell'istituto. I cacciatori dell'istituto sono noti per non farsi mai notare, ma noi siamo diventati bravi a scovare le nostre prede. Un cacciatore non avrà scampo. Siamo diventati fin troppo furtivi noi, ma nel caso essere silenziosi non bastasse, possiamo sempre fare affidamento sul nostro armamento pesante. Non vedo l'ora di fargli saltare la testa. Anzi no, la testa no, mi serve il microchip che hanno in testa. Dobbiamo dirigerci alle rovine del Sith. Non ci siamo ancora passati, basterà passare per il campus allora. E voi sarete le prime vittime della giornata. Ecco fatto. Ma stupide zanzare che rovinano il mio effetto sorpresa. Scherzavo, non mi hanno neanche sentito. D'altronde l'istinto animale è più forte di quello umano. Ma guarda, una bella altalena sull'albero. Eccoci dunque alle rovine del Sith. E ci sono anche dei rider vicini. Beh, prendiamo due piccioni con una pistola. E ci sono anche delle esplosioni. Non ho idea di dove, però fa niente. Dove siete, maledetti? Sarò passato da ste parti, boh, una ventina di volte. E non ho mai ucciso sti rider? Incredibile. Dovevo avere proprio altro per la testa in quel momento. Hai sentito? No, non avete sentito nulla. Preso. Madonna mia. Che figata di arma, ragazzi. Santo cielo. Era proprio il tipo di arma al plasma di cui avevo bisogno. Niente di eccezionale, ma va bene. Ok, è il momento di occuparmi di tutti voi. Ecco qua. Distrutti. Uccisi. Ed infine massacrati. Questo vi meritate. E tu che cosa avevi di bello, amico caro? Una chiave? Interessante. Colpita e affondata. Credi di poterti nascondere? Wow, sei proprio sciolto. È un po' stupido da parte tua abbassare la guardia in questo modo. Non ti pare? L'unico vero problema è che ho veramente poche munizioni per quest'arma. E quest'arma ne consuma troppo velocemente. Come potete vedere. E nessuno di questi buffoni usa le armi al plasma, giustamente. No, oh, che culo. Sapete, dovreste fare più attenzione al nemico. Non c'è niente. Proprio, non c'è nulla. Dai, esci da lì. Sarà il modo più veloce e indolore. Dai, non farmi venire lì, esci. Oh, ce n'è un altro, guarda un po'. Va bene, tieni. Distrutto, non ci credo. Non ci credo che è morto con quella granata. Ti diverti, eh? Sì, mi diverto e ti ho appena sparato là dove non si può dire. E che cosa apre la chiave che abbiamo trovato poco fa? Ah, ma ci sono dei gechi qua dentro e anche delle uova. Ma è un piccolo di geco, oh Gesù santo, come ti libero? Come faccio a liberarti? Ecco fatto. Oh, che bello che sei. È disponibile come compagno. No, ti prego. Certo che vieni con me tu. Ehi. Ma vieni qui con me tu. Vieni, fammi vedere. Beh, non è proprio intelligentissimo, eh. Però sei così bello e diventa invisibile. Oh, Gesù mio, ti amo. Vieni con me, dai. Ehi. Sei un piccolo Godzilla. Beh, avevo detto che avrei fatto tutto da solo da ora in poi, però non mi aspettavo di trovare un piccolo di me. Forse ancora un po' di umanità e gentilezza in questo mondo può esistere. Certo, non l'intelligenza artificiale, forse. Però guarda come corre, è bellissimo. Gli voglio già bene.
Dove vai? È che ho paura di perderlo, non mi sembra proprio il professore lui. Vieni qua, dove vai? Perché fai il giro lungo? Eravamo venuti qui alle rovine del Sith. Ed eccoci qua, il segnale del predatore è stato trovato. Stai fermo, stai buono, che ti muovi. Segnale del predatore, a che distanza siamo? Al 10%, 6%, 13%, ok, siamo sulla strada giusta. Vieni, 30%, un Mylurk, attacca bello. Dimostrami la tua forza e la tua fedeltà. E la madonna, che morso. Ok, non sarei fortissimo però. Almeno ci provi. Guarda, guarda che va subito contro il nemico. Vai, attaccalo. Va bene, l'importante è che ci hai provato. Mi chiedo se diventerai più grande. Oh, ma guarda, degli stupidi rider. Con chi credete di avere a che fare? Forza, siamo seri. Ho appena ucciso un vostro gruppo intero pochi secondi fa. E voi credete davvero di potermi uccidere? Ma forza, li avrete sentiti gli spari di prima? Voglio dire, sono anche in compagnia ora. Dovreste sapere quando fermarvi. Madonna mia, il veleno è potentissimo con questo tipo di fucile. Dov'è? Chi è che c'ha i grossi calibri? Ah, buongiorno. Scusi, non l'avevo vista. Anche lei, buongiorno, eh. Madonna mia, con che precisione. Madonna mia, dai, ti ho ucciso attraverso il muro, non ci credo. Poveri pezzenti. Comunque, tesoro bello, mi dispiace, ma in questo momento okay, sei un po' deboluccio. Penserò a te la prossima volta. Dovresti andare alla fattoria Bernardi. Lì penso che si prenderanno cura di te. Ci vediamo la prossima volta, eh? Stai attento. Credo che ci siamo. Il segnale è molto forte qui. Sì. Direi proprio che ci siamo. Bene, predatore. Spero che tu sia pronto a diventare preda. Beh, sicuramente di qui qualcuno è passato. Era pure un bell'uomo, peccato. Però almeno mi ha lasciato le Nuka Cola, quindi non è poi così cattivo. O forse non gli piacciono. Bah, chi lo sa. Per ora, facciamo attenzione. Il predatore al secondo piano. Uccide la vista. Inviare rinforzi nell'atrio in caso ne arrivino altri. Va bene, ti ringrazio. Almeno sappiamo dove si trova. Ah, fantastico. Torrette. Sai che novità. E anche gente armata di spada. Va bene, vieni. Userò il mio coltello per ucciderti. Hai resistito più di quanto pensavo. E la torretta ovviamente c'ha lo scudo. Sai che novità. Voilà. Vedo che voi siete preparati. Non siete degli sprovveduti. C'è anche un lanciarazzi da qualche parte. Madonna mia, ste torrette qua con lo scudo hanno un po' di problemi. Cosa? Prendi questo! Ehi, stai buono. Ho una Desert Eagle e la uso veramente poco. Non perché sia debole, ma perché è lenta. Il predatore è ora al terzo piano. Ah, è pure salito. Vicino al cortile. Però almeno si sono resi conto che ci sono anch'io ora. Ecco fatto. Ma tu con i pugni vieni a cercare di uccidermi? Apprezzo il coraggio, ragazza, ma 10 punti in meno per la stupidità. E 10 punti in meno per il muro scomparso, ovviamente. It just works. Non hai scampo, lo sai, vero? Disse quella che tra poco morirà. Dai, forza. Non avevo scampo, avevi detto? A me sembrate voi quelle morte. E ho anche trovato un giornale. Sì. Che culo. Barricate scale e corridoi se non l'avete già fatto. Beh, cos'è, avete paura? Beh, fate bene. Succedono casini lì, vedo. Grossi casini. Ma che bella luce. Sarebbe ottima per una foto. Dove siete? Non vi vedo. Ah, siete là sopra, ma ciao. E chi ti ha visto? Ah, ma tu sei leggendario. Ecco perché sei così resistente. Tranquilla che tra 2 secondi sono anche da te. Abbiamo perso il contatto con i settori 2 e 4. Tra poco lo perderete.
Anche con tutti gli altri settori, tranquillo. Area ristretta. Non per me. Altri cadaveri distrutti. Certo che il predatore problemi non se ne fa, vedo. È un bene perché non me ne faccio neanch'io. Buongiorno. Chi va là? Io. Ecco chi va là. Oh, 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 oh. Qualcuno con una katana. Mi dispiace, avevo un fucile. Con una katana tattica, tra l'altro. Vedo una quantum in distanza. Grazie. Ehi, sei la leggendaria di prima tu? No, è un privato. Sei tu la leggendaria. Ecco qua, e sono anche salito di livello. Non male per una giornata di lavoro, no? Solo che non vedo nulla di leggendario. Oh no, sono molto triste ora. Vabbè. Cose che capitano. Vediamo che cosa posso aumentare. Ho detto che avrei iniziato a viaggiare da solo e che avrei aumentato ogni singolo danno. Per adesso inizio a puntare sull'essere da solo. Succedono casini qua sopra. Tornare alle posizioni iniziali. Il predatore è vicino all'ascensore. E allora è meglio che mi sbrighi. Sia mai che la mia preda decida di scappare. E spero che tu a questo giro mi dia un po' più di soddisfazioni piuttosto che la tua collega. Un pezzo leggendario, grazie. Il predatore cerca la ragazza. Chi è ancora vivo raggiunga subito l'ultimo piano. Non so di che ragazza stiate parlando, ma è il predatore di cui ho bisogno io. Ma guarda, sperano ancora di fregarmi con delle trappole. Trappole banali, voglio aggiungere. Dovreste impegnarvi un po' di più. Che c'è? Ecco fatto. Fatto sta che questi trucchetti non mi fermano. Eccoci finalmente arrivati. Bello zaino che vedo lì. Sì, ho proprio bisogno di aumentare un po' i miei danni. O meglio, ho bisogno di aumentare i danni delle mie armi. Mi stai facendo davvero incazzare. È proprio quello che voglio, credimi. È proprio quello che volevo. Farti arrabbiare. Sai come si dice, no? Un nemico arrabbiato è un nemico che fa degli errori. Spero che tu sia pronto, predatore, perché sono qui per farti secco. Via i riflettori. Non mi piace stare sotto la luce. Anche se effettivamente non sono un vampiro io. Quelli li ho già uccisi. Eccoci qua, dunque. Password. È la verità. Dove sei? Non ti credo. Dio, ti prego. No, Dio, ti prego. Sei costretto a farlo. Invece penso proprio che lo farà. Vieni qui. Eccoci, predatore. Ciao. Sei qui per il sintetico? No, sono qui per una pizza. Sono qui per ritirare un'ordinazione. Due con salame piccante e un calzone. A nome fanculo. Se non sei qui per il sintetico, allora sei qui per me. Ma che intelligente, bravo. Vuoi? Il chip del predatore. Voglio quello che hai nella testa. Non puoi averlo. E invece penso proprio di sì. E quello stealth boy che stai per usare, ficcatelo su per il culo. Complimenti a me per la rapidità. Ehi là, ciao. Questo è mio. E anche un obiettivo è stato completato. Bell'uniforme, tra l'altro. Se vuoi uccidermi, fallo. D'accordo. L'ha detto lui, Prendetevela con il vostro amico. Ho bisogno di aiuto qui. Sì, un secondo, ti aiuto ora. Voleva fare il figo in punto di morte, ma pensa te. Eccomi, ora ti libero. Apriamo la porta, attiviamo l'ascensore. Bene, sei libera, contenta? Grazie, non so che cosa dire. Non dire nulla, vattene. Non dire niente, esci da qui e basta. Proprio... Grazie ancora per l'aiuto. Vedrò di rifornirmi un po' prima di andare. Brava, vattene allora. E non tornare più. Maxon sarebbe contrario a tutto ciò, questo è vero. Ma sono pur sempre di buon cuore. D'altronde non ha fatto nulla. Non possiamo addossare le colpe dei padri ai figli, d'altronde. Però i genitori a volte devono prendersi le responsabilità di quello che i figli fanno. E se quel momento dovesse arrivare, allora il creatore dei sintetici avrà molte risposte da darmi. Anche perché chi crea delle forme del genere non può essere del tutto cattivo. Vediamo cosa c'è qua sopra. Wow, non pensavo che fossimo così in alto. Certo, ti fanno proprio apprezzare la vista. Quella è Diamond City, senza ombra di dubbio. Va bene, è il momento di tornare dentro. Bel colpo di testa, tesoro. Tieni, te la rimetto io a posto.
Non lo so, ho come la sensazione di non aver sfruttato appieno il potenziale di questo fucile. Forse dovrei soddisfare la mia sete di caccia, dando la caccia a qualcosa di grosso. Sai che novità? Piove. Oh, ma guarda, un antipasto. Poverino, è volato via. Il tempo ideale per dare la caccia a una grossa bestia. E siamo molto vicini. Non ho bisogno di trucchetti o nascondigli per ucciderti. Saremo io e te, bestione. Eccoti lì. Roar, King of Deathclaw. Ehi, lucertolone. Combattimi. Aia, che dolore! Certo, sei più grande rispetto alla media, ma sei pur sempre uno stupido Deathclaw. E sai che ti dico? Aumento il mio critico Spunk. E diminuisco i miei danni. Spunk. Grazie, Team Fortress. Dove sei? Dove scappi? Maledetto! Non fuggire! Affronta la morte con onore! Come farebbe un vero re! O una vera zanzara! O un vero scorpione! Insomma, siamo in tanti qui! Anche in troppi. E questo me lo prendo io. Stupide zanzare. Una nevicata trionfale, vedo. Dopo una grossa caccia del genere, sono fiero di entrare in possesso di un'arma estremamente unica. Il pugno di Roar ora è mio.